YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video dedicato ai tappeti erbosi. Volevo parlarvi di questo prodotto qua, Primo Max. Che cos'è Primo Max? È un regolatore di crescita e serve appunto per regolare la crescita del tappeto erboso. Ve ne parlo in modo molto semplice, in modo da essere alla portata di tutti. Quindi sapete bene che il taglio nel tappeto erboso è una delle operazioni principali che svolgiamo durante la stagione. È anche quella che a volte ci dà più rotture e più fatica. Poi dipende dal tappeto erboso. Sapete bene che un tappeto di macroterme cresce durante l'estate tantissimo rispetto a uno di microterme che invece vegeta in primavera e poi in autunno durante la stagione estiva riduce un po' per causa per lo stress estivo. Quindi non cresce tantissimo. Allora, regolatore di crescita è una soluzione per appunto non far crescere il prato o comunque limitarne la crescita in modo da arrivare magari a un taglio settimanale. Ad esempio la mia bermuda tagliata a 1,5 cm la dovrei tagliare 2-3 volte a settimana. Utilizzando un fitto regolatore arrivo a fare un taglio a settimana. Allora, il fitto regolatore in poche parole è un principio attivo che si chiama trinexapacchetile e questo principio attivo va a regolare gli ormoni della crescita. Quindi ci sono delle cellule che permettono alla pianta di fare foglia, quindi in questo caso dagli internodi, poi le foglioline e quindi fotosintesi clorofiliana, eccetera eccetera. In questo caso, utilizzando questo prodotto, si arresta la crescita, quindi la pianta cresce molto lentamente, fa comunque foglia, ma la fa in uno spazio un po' più ristretto, mettiamola così. Cosa succede? Che riduciamo i tagli, quindi arriviamo magari a fare un taglio a settimana. Abbiamo un colore molto più intenso, perché abbiamo una concentrazione poi di linfa. Abbiamo molta più densità, il tappeto ci risulta molto più uniforme, riduciamo l'irrigazione, perché? Perché si sviluppa un apparato radicale molto più profondo, quindi abbiamo diciamo una maggior capacità poi di ricercare anche l'acqua nel terreno e ne utilizziamo molto meno perché la pianta ha una riduzione di crescita, quindi non ha bisogno di tutta quell'acqua. Però bisogna stare attenti perché questo prodotto va dato con cautela, va utilizzata una pompa erroratrice con la barra, non ci dovete camminare con le ruote sopra, con i piedi, quindi camminate sempre al contrario perché deve essere dato in modo uniforme. Il mio consiglio è quello di darlo dopo il taglio, ma 2 giorni dopo almeno, quando il prato è ben uniformato, perché se fate scalping quella zona non verrà più ripristinata. Comunque ci metterà del tempo, tarderà, lo farà in molto più tempo, perché comunque ha quegli ormoni che vanno a ridurre la crescita. Io l'ho utilizzato sul mio tappeto erboso, l'ho utilizzato in tarda sera, ho sovradosato perché ho fatto un errore con il misurino, non mi sono reso conto e ho dato una dose un po' più alta. Il tappeto erboso sta vegetando, ma sta vegetando molto molto lentamente. E sono arrivato a fare un taglio ogni 2 settimane, quindi è una cosa sbagliata questa, perché avrei potuto bruciare il tappeto erboso. In questo caso l'ho fatto sulle macroterme, sulle microterme non ho esperienza. Un sovradosaggio potrebbe portare anche alla morte del tappeto erboso, quindi mi raccomando, prestate bene attenzione, leggete bene le dosi, perché sono dei prodotti particolari e non si scherza, perché vi giocate il tappeto erboso. Allora vi faccio vedere 2 stoloni. Questo, vedete, siamo sui 6 cm. Questo non è trattato con Primo Max, questo è trattato con Primo Max. Guardate in proporzione quante foglie ha questo piccolo stolone rispetto a questo. Ovviamente ne ha di più. Questo qua stiamo parlando di quanti centimetri, ora lo metto, saranno 4 neanche centimetri, siamo a 3. Vedete che la concentrazione di foglie è maggiore, questo perché la pianta ha ridotto gli internodi e quindi la superficie fogliare è più concentrata rispetto a questa, quindi il tappeto erboso risulterà molto più fitto, molto più denso, molto più verde rispetto magari ad avere un tappeto erboso così.
Ovviamente il prodotto poi va dato costantemente, ogni mese di crescita c'è il giusto dosaggio da applicare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Qua sotto in descrizione vi metto il prodotto in modo da poterne visionare l'etichetta e se lo volete anche acquistare. Lo trovate dai vostri rivenditori, insomma, consorzi agrari. E niente, che altro dirvi? Prestate sempre attenzione a quello che fate sul tappeto erboso. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella per le notifiche, poi se volete pagina Facebook e Instagram, Greenhouse Italia. Ciao e vi aspetto con un prossimo video.